Vasco Rossi collaborazioni per successi di grande importanza, con i Pooh quasi 50 anni di carriera con canzoni senza tempo, con le chitarre, un rapporto speciale fatto di un'intima predilezione e il racconto di una sera con Dodi Battaglia, chitarrista, autore e mitico componente dei Pooh, ospite ad Andria del Circolo Culturale Corte Sveva che continua nei festeggiamenti per i propri 20 anni di storia. Non un concerto e neanche una suonata con band, ma un incontro in cui ripercorrere tappe della carriera di Dodi Battaglia, particolarmente legato alla Puglia, con racconto e canzoni, partendo dalle lettere dell'alfabeto come proposto dal moderatore della serata, il giornalista Vittorio Massaro. Sempre in Puglia, in maniera particolare, poi anche ad Andria, molto, sempre molto volentieri perché mi ricorda gli inizi della mia, nostra carriera, e un periodo in cui facevamo mediamente, al sabato sera si suonava in Puglia, Trani, Andria, Barletta, piuttosto che anche sotto vicino a Lecce, e la domenica pomeriggio si andava a suonare in Romagna, per cui era la direttiva, no? Ancora quando non c'era l'autostrada. Per cui è un tuffo nel passato, negli affetti, nelle persone care, poi amo in maniera particolare la Puglia, chi mi conosce bene lo sa che non sto dicendo sciocchezze. E poi parato, io e Vasco Rossi abitiamo a 150 metri di distanza uno dall'altro a Bologna, poi alla fine veniamo in Puglia. Ha corso in auto per 20 anni, ha scritto un libro, ma è anche un grande collezionista di chitarre, con una 50 di esemplari, alcuni costruiti appositamente per lui. Poi le collaborazioni d'autore, non solo con Vasco Rossi, ma anche con Mia Martini, Eric Clapton e Sting. Nell'incontro andriese, però, lo stesso Dodi Battaglia ha voluto lasciare una sorta di suo testamento di vita. Sicuramente una cosa, noi abbiamo fatto una canzone che si chiama Chi fermerà la musica, io sicuramente non ho intenzione di fermarla, per cui la musica fa parte di me da quando avevo 4 anni, per cui io ho amato i Pooh, amo i Pooh e tutto ciò che noi abbiamo fatto assieme, ma ho amato ancora prima la musica e continuerò ad amarla anche se i Pooh hanno deciso di non suonare più assieme, per cui se Dio vorrà lasciarmi sul pianeta più lungo possibile e in salute, io su quel palcoscenico preferisco morire lì piuttosto che pedalando, no? Piuttosto che sotto un cocente sole di agosto, insomma, vorrei morire su un palcoscenico. Ma se non ci chiamavamo!